Amici di 3 di recupero in diretta dal Gianni Brera di Lazzate, una buona domenica da Gabriele Calì e Nicolò Tettamanti. Pallone in mezzo di Speziali, uscita di Mastroianni imprecisa e c'è il vantaggio del Lazzate, sono rimasti per terra due uomini, ha colpito di testa Volpe, chiamano però i soccorsi. Speziali, uno sguardo in avanti, cerca Sagna, il duello aereo con Marrone che tocca, ma recupera il Lazzate, Volpe, ora va a superare Brianti, Volpe! Esterno della rete anche in questo caso. Mignoni, Speziali non controlla e allora Ledda subito per Colombo, supera Speziali, Colombo! La risposta di Dominioni. Il pallone in mezzo di testa, Ardito la mette fuori di pochissimo. Attenzione a Colombo ed Ardito, pericoli maggiori dell'Accademia Inter. Proprio Ardito non ci arriva e poi Maggi porta sguarnita il gol del pareggio dell'Accademia Inter con Ledda. Uscita anche in questo caso errata di Dominioni, opportunista qui Ledda. Il movimento di Ledda, prova a servirlo il centrale, c'è Speziali, poi Marrone insiste, Marrone riesce ad entrare in aria, Marrone il dribbling, Marrone! Un gol spettacolare del terzino, classe, qualità ed eleganza al servizio di Mister Bergomi, 2-1 Accademia Inter. Frigeri, uno sguardo in mezzo, arriva il cross di testa, Volpe, la respinta di Mastroianni. Marrone, Landini, serve nello spazio Legor, arriva la chiusura di Naletto ma c'è Marrone che insiste, Dominioni con i pugni va in calcio d'angolo e poi Marrone, il movimento di Colombo, eccolo servito, la magia di Marrone ed eccolo il gol numero 13 in questo campionato di Colombo, 3-1 Accademia Inter e va sotto la tribuna ospite ad esultare. E quindi tifosi riesce nell'intento Colombo di aggiungere la firma al tabellino dei marcatori anche in questa partita, il capocannoniere del campionato fa 3-1 e fa ripartire i suoi. Serve in profondità Ernai, ci arriva Ernai, poker dell'Accademia Inter con il nuovo entrato Ernai, bellissima palla in profondità qua per Ernai che è il primo ad arrivarci e da solo davanti a Dominioni non sbaglia, fa 4-1. Sponsale prova l'iniziativa, il pallone in mezzo, Mastroianni. Brianti il rilancio alla ricerca di Ernai ma non c'è più tempo, Lazzate 1 Accademia Inter 4. Amici di 3 di recupero, siamo qua con Stefano Luraschi, allenatore dell'Ardor Lazzate. Mister, un primo tempo in cui siete riusciti a trovare il vantaggio, poi nel secondo siete entrati con la testa sbagliata? Ma credo che insomma loro hanno spinto forte, da prevedibile anche con i loro cambi di qualità. Noi peccato perché appunto all'inizio avevo chiesto invece alla squadra di essere attenta soprattutto al primo quarto d'ora. Quel gol purtroppo un'incomprensione, un fallo stupido un po' complicato e ha dato un po' loro fiducia e sono arrabbiato soprattutto per aver perso un po' subito la compattezza per il secondo gol, quindi era una partita viva, abbiamo avuto un ottimo approccio al primo tempo, infatti abbiamo tenuto testa però per un'ora direi all'Accademia Inter che è una squadra superiore a noi, però sono soddisfatto di come la squadra è entrata in campo. Ritiene la punizione dei 4 gol un po' troppo severa? Senza dubbio, quello che si è visto penso che uno massimo due gol di scarto sarebbe stato più corretto, ma io ci credevo davvero anche nel recuperarla o comunque portare a casa anche solo un punto. Peccato, un primo tempo del genere potevamo fare di più, però è una squadra ancora che sta crescendo mentalmente e bisogna lavorare su questo aspetto, che si prende un gol però la partita è ancora lunga e si può ancora andare avanti a giocare come prima, ecco, non lasciarsi andare subito. Allora noi ringraziamo Mister Luraschi e gli auguriamo un proseguo di buon campionato. Grazie mille.
Siamo qui con mister Bergomi, allenatore dell'Accademia Inter. Mister, un primo tempo in cui avete faticato a trovare gli spazi giusti, poi nel secondo tempo siete entrati con decisione e l'avete ribaltata quasi subito. Ma sai, queste partite non devi dare niente per scontato, nessun tipo di presunzione, perché l'avversario ti creerà sempre delle difficoltà. Difatti il primo tempo l'hanno fatto molto bene, meritavano di essere in vantaggio. Noi sotto ritmo, lenti, poca voglia di lottare, perché queste sono partite che bisogna lottare, bisogna battagliare, perché se no non ne vieni fuori. Secondo tempo sono entrati con uno spirito diverso, sai, poi pareggiato 2-1 subito, la partita si è messa bene, poi siamo riusciti a gestirla, ma sono tutte partite difficili a questo livello. Mister, Marrone, terzino destro, gol e assist per lui, una percussione in cui ha superato 2-3 uomini e ha concluso a rete, poi un pallone nello spazio, davvero numero 10 per Colombo. Quanto è importante per il suo gioco avere un terzino con così tanta qualità? Allora, Marrone è un centrale 2008. Un centrale 2008, l'ho adattato io terzino perché ho fuori il terzino titolare perché è infortunato, si sta comportando molto bene. Bravo, ha grande qualità di corsa, spinge bene, forte di testa, ogni tanto sbaglia un po' i tempi di inserimento, ma fa parte del percorso di crescita, però ricordiamoci sempre che è un 2008, quindi è molto bravo. Allora noi ringraziamo mister Bergomi e gli facciamo gli auguri per un proseguo di campionato in cui proverà ad impensierire la Varesina prima in classifica. Vediamo quanto ha fatto. Speriamo. Adesso questa domenica. Grazie. Grazie mille. Grazie, in bocca al lupo.